La passione per il fondo nasce agli inizi del nostro secolo. Lo Sci Club Capracotta viene fondato nel 1914. Ma quanto tempo è passato dalle gare disputate in un percorso interno al paese, battuto di prima mattina da volenterosi sciatori in fila indiana, per arrivare alle odierne competizioni nel moderno stadio del fondo? Questa opera della natura era già lì da tempo immemorabile, morfologicamente definita nel pianoro di Prato Gentile, punto di partenza e di arrivo degli anelli agonistici di monte e di valle, rispettivamente di chilometri 7 e chilometri 5,5. Gli interventi successivi sono stati limitati ad assecondare il naturale articolarsi della pista all'interno dei boschi di faggio e di abete bianco, completando la struttura con dei sottopassaggi e sovrapassi in corrispondenza delle linee di intersecazione. Attualmente la pista di Capracotta è l'unica del centro-sud e tra le poche in tutta Italia ad essere in regola con i nuovi parametri stabiliti dalla FISI nel 1996 per la omologazione per gare nazionali e internazionali, ed il suo continuo variare dipendenze di cambi di direzione in un immaginario slalom tra gli alberi di alto fusto ne fanno un tracciato di alto contenuto agonistico, al contempo molto sicuro, grazie alla larghezza minima di 5 metri. Il risultato è uno stadio del fondo, con impianto di innevamento artificiale, che gli atleti e i tecnici italiani hanno stimato il più moderno d'Italia e rispettoso dell'ambiente esterno, tanto da costituire, unitamente alla pista, un percorso naturalistico di ineridibile bellezza, da visitare anche nel periodo estivo, come meta di amanti dei percorsi montani, appassionati di mountain bike e cultori della equitazione. È uno stadio del fondo dove si potrebbe fare qualsiasi tipo di manifestazione. Adesso non dico una Coppa del Mondo, perché ci vorranno ancora un po' di esperienza anche per voi, però qui non manca niente. L'importanza dell'appuntamento ha richiamato i più grandi campioni del fondismo italiano: Manuela Dicenta, Stefania Belmondo, Sabina Valbusa, Gabriella Paruzzi, Silvio Fauner, Marco Albarello, Fulvio Valbusa, Roberto De Zolt, Cristian Zorzi e altri. Lo stuolo di campioni ha richiamato la stampa nazionale, più di 50 giornalisti accreditati. Sono stati presenti le più importanti testate giornalistiche sportive nazionali. Dalla Norvegia arriva anche un'equipe di tecnici televisivi per seguire la loro beniamina in Italia, Manuela Dicenta. Ma è il primo giorno di adattamento, il primo giorno nello scoprire che le piste sono molto tecniche, bisogna stare molto attenti perché è un anno di rivieni di curve, quindi l'aspetto tecnico è molto importante, la neve è molto veloce perché a queste latitudini sicuramente c'è grossa trasformazione di neve, quindi escursioni enormi, quindi trasformazione dal caldo al freddo. E sono condizioni un po' diverse da quelle che si trovano al nord, però fondamentalmente posso solo dire che la pista e soprattutto lo stadio racchiudono tutta quella simpatia, quella amicizia che ho trovato in tutte le persone che mi hanno accolta qua appena sono arrivata a Capracotta e nel Molise. Molto bello portare questa disciplina e non solo nei paesi, diciamo, abitudinari, ma nei paesi in cui, pur essendoci grande cultura sportiva invernale, grande amore verso lo sport, non hanno avuto ancora la possibilità di accogliere gli atleti che gareggiano sempre da altre parti. La grande festa inizia nel primo pomeriggio, con l'apertura degli stand di Piacere Molise Neve, in un tripudio di aromi e prelibatezze locali, il tartufo, il formaggio.
Nelle caratteristiche bottegucce ricavate dai locali in pietra, lungo il corso del paese, varie ditte molisane espongono il meglio dell'artigianato e dei prodotti culinari regionali. Il vin brûlé, che bolle in un'enorme otre nella piazza principale, mitiga i rigori del clima invernale. La cerimonia si apre con il succedersi della fanfara militare, il gruppo dei cavalieri del tratturo e i dragoni del Molise, preceduti questi ultimi dalla sfilata delle caprette. I bambini capracottesi vestiti con la maschera del simpatico caprino, che esprime felicemente le caratteristiche di questa comunità di montagna, fatta di uomini caparbi che hanno saputo rivolgere a proprio vantaggio le difficoltà insite nel vivere in un luogo così elevato, facendo della neve un fattore di sviluppo. Il momento più intenso si ha quando Silvio Fauner, vincitore della gara dei campionati italiani aspiranti tenutasi a Capracotta nel 1984, accende il tripode infiammando la folla dei presenti, partecipi del momento memorabile dell'inizio simbolico delle competizioni. Ai lati del palco, due giovani avvolti nel tradizionale tabarro capracottese, per l'occasione tricolore, esprimono la sintesi dell'antico e del nuovo, che ha consentito il raggiungimento di un traguardo così importante. Questo a livello nazionale è l'appuntamento più grande, quindi sicuramente una grande emozione. Poi ancora di più fatta in un posto come questo, basta guardare l'entusiasmo della gente che è venuta qua solo per una cerimonia di apertura, quindi ancora di più. Il primo re delle nevi di Capracotta 97 è Silvio Fauner, olimpionico nella staffetta di Lillehammer, campione del mondo della 50 km e tre volte vincitore di gare di Coppa del Mondo, già vincitore a Capracotta nella categoria aspiranti nel 1984. Sono partito abbastanza forte, poi quando ho visto che avevo al 20° chilometro avevo 35-37 secondi di vantaggio, poi gli ultimi 10 ho cercato di risparmiarmi un attimino, di controllare un attimino. In uno stadio gremito all'inverosimile e in una giornata di sole splendido, il carabiniere centra il suo 13° titolo italiano e mette alle spalle Zorzi, che con una incredibile rimonta nel finale anticipa di 2 secondi e 4 Roberto De Zolt. Primo anno che vinco una medaglia agli italiani assoluti, anche se sono giovane potevo sperare più avanti, ma è venuta oggi, contentissimo. Gli organizzatori hanno preparato un bellissimo campionato italiano, hanno dimostrato veramente di essere ai livelli dei migliori e bisogna fare un grande inchino a queste persone perché veramente sono date da fare e hanno dimostrato di essere valide. Premiato l'unico atleta locale partecipante, Oreste D'Andrea dello Sci Club Capracotta, primo tra gli atleti civili.
nei primi 10 km ho avuto una grande tensione, perché il tifo a volte fa anche brutti scherzi. La gara è stata molto dura perché il tracciato era impegnativo, non solo in salita ma anche nelle discese. La pista era preparata al meglio, battuta, fresata, grazie soprattutto al lavoro dei tantissimi volontari che voglio ringraziare in questo momento. Grazie a tutti. Noi siamo gente montanara, orgogliosa, gente che quando inizia un lavoro lo porta a termine con caparbietà. Penso di, almeno credo di esserci, ci siamo riusciti. Scusate se mi sfugge qualche volta di esserci, ma parlo sempre a nome dello Sci Club e a nome di tutti gli altri collaboratori che ci hanno permesso di realizzare questa bella manifestazione. Manuela Di Centa si fa il regalo di compleanno anticipandolo di 2 giorni, è nata infatti il 31 gennaio 1963, cogliendo il 22esimo titolo italiano della sua carriera, il Gran Premio Telecom, e rientrando alla grande dopo gli infortuni dei mesi precedenti. Si tratta della prima gara dopo il rientro che disputa nel 1997 e sarà l'ultimo successo dopo i deludenti risultati dei mondiali di Trondheim del 21 febbraio 1997. Seconda Sabina Valbusa e terza Gabriella Paruzzi. Ancora il sole corona la vittoria della campionessa più amata dagli italiani, che viene investita all'arrivo da una folla di giornalisti e di pubblico. Per me era un momento molto importante questo, infatti oggi in gara ho capito che cosa mi manca, perché c'è ancora tanto da lavorare, non ho ritrovato il mio giusto ritmo sulle salite, specialmente su alcune pendenze, mentre l'ho ritrovato su altre. Questo vuol dire che ancora c'è tanto da lavorare, che non sono pronta. Apprezza la pista, molto tecnica, che gli ha fatto superare la paura di cadere, improvvisamente venutagli dopo gli ultimi incidenti di carriera, ed accetta di buon grado di vestire il tabarro bianco con lo stemma dello Sci Club di Capracotta, che gli viene offerto dal popolo. Capracotta aggiunge un ulteriore tassello al suo carnet di offerta turistica. Nel pomeriggio arriva il ministro dei trasporti Burlando, che dopo essersi congratulato con la neocampionessa Manu, corre ad inaugurare l'impianto di risalita di Monte Capraro. 2 skilift e una seggiovia consentiranno di fruire di una bellissima pista da discesa per gli amanti di questa specialità. Thank you.
In un crescendo di pubblico, portato sulle piste dalle navette che senza sosta fanno la spola tra Capracotta e Prato Gentile, richiamato dalla spettacolarità della staffetta, gli atleti delle Fiamme Gialle, Del Fabbro, Vanzetta, Zorzi e Roberto De Zolt si impongono sulla Forestale, seconda, e di Carabinieri. Ancora una giornata di bel tempo scandisce il terzo giorno di gare, con la macchina organizzativa che ormai va avanti da sé, senza intoppi e contrattempi. Atleti, tecnici e organizzatori non potevano attendersi di meglio da questi campionati. Il pubblico presente tributa i dovuti onori ai vittoriosi, pago dell'incredibile spettacolo e degli altrettanto incredibili successi della macchina organizzativa. Nella parte alta della pista è bellissima, è quella che mi piace di più. Non ci sono tantissime curve strette, è più sciabile, è più bella. La parte bassa si addice più allo skating e devi essere un grande pattinatore per fare quelle curve. Come Forestale speravamo di agguantare quel titolo che era anni che volevamo prendere. Purtroppo dobbiamo accontentarci di un secondo posto. Ci ho creduto fino in fondo, perché anche nell'ultima salita ho provato ad andare a prenderlo, però assolutamente le gambe non andavano come volevo io. In serata, grande assente alla prima gara a 15 km tecnica libera femminile, i maligni dicono per non essere offuscata dall'aurea di Manuela Vicenta, arriva Stefania Belmondo, decisa a dire la sua nelle ultime due gare del campionato. Sono venuta a fare la 5 e la 10 perché ritenevo opportuno di fare queste gare in preparazione dei mondiali. Le ultime due gare di Capracotta 97 riguardano le prove della combinata con il metodo Gundersen. Nella seconda giornata di gara, gli atleti partono sulla base dei distacchi maturati nella prima giornata. Un gioco all'inseguimento che consente al pubblico di percepire immediatamente l'evoluzione della gara e che garantisce una grande spettacolarità ed un finale a cardiopalma.
Tra i maschi, il primo giorno si impone il gigante Marco Albarello, che con la sua tuta nera sembra Zorro di Abolik, lasciando dietro Fauner e Valbusa. Ma sono sempre agguerriti gli avversari. Gli avversari, come possono sempre in gara, arrivare davanti e arrivare dietro. Sono tutti agguerriti, io rispetto di tutti, paura di nessuno. Mi sentivo già bene un mese fa e i risultati in gara sono venuti. Però adesso ho visto che sono arrivato davanti a un Silvio Fauner, a un Bubu Valbusa che sono sempre nelle prime pagine della Coppa del Mondo, perciò vuol dire che spero che loro non siano in calo, ma io sicuramente sono in crescita. Ma deluso, sapevo che oggi non era la gara che preferivo, ho qualche problema in alternato, allora L'ho pagato oggi questo problema. Oggi sì, è andata bene, non facendo proprio tantissima fatica, perché non riuscivo, non so come mai, forse è un periodo un po' di relax anche di testa, di conseguenza non riesco a ingranare bene. Nella prova femminile il colibrì Stefania Belmondo plana sulla pista di Prato Gentile, arrivando al traguardo con una insolita freschezza a dispetto delle affaticate Paruzzi e della Valbusa che l'hanno seguita. Sono contenta di essere arrivata prima così, però ero un po' stanca in gara e quindi sicuramente devo finire la preparazione bene per i mondiali, perché appunto spero di stare meglio di oggi. I nostri stimoli erano diversi rispetto a quello di Stefania, quando tu parti già da, anche se le gare sono gare, però lei sicuramente era molto più serena, molto più tranquilla, sapeva che poteva, come dire, poter gestire la gara in maniera diversa rispetto a noi. Noi siamo tutte lì, ai piedi del podio, con un piede su, un piede giù, quindi per noi è molto più combattuta la cosa. Gabriella mi è sempre arrivata davanti in alternato, anche se non parto per arrivargli dietro, comunque mi bastava anche il terzo posto e sono riuscita.
dire meravigliosi a dir poco, un pubblico entusiasta, delle piste perfette. Io scherzando dicevo che d'ora in avanti i campionati italiani bisogna sempre organizzarli, anche perché si nota una differenza sostanziale tra il nord e diciamo il centro-sud. Qui c'è quello che si verificava 20 anni fa al nord. Oggi noi assistiamo a qualche campionato italiano in settentrione che, tolto gli addetti ai lavori, non si vede nessuno. E quindi credo che l'impegno organizzativo, l'entusiasmo, la folla che è arrivata anche oggi molto numerosa, abbia la necessità di un premio. Chi ha proposto ripetutamente e richiesto l'assegnazione di questi campionati hanno trovato giustificazione ampia nel risultato che si stanno ottenendo in questi giorni. Per voi, per Caparacotta, sicuramente questo è un evento importantissimo, ma posso assicurarvi che è importantissimo anche per la federazione, perché ha avuto conferma che si può fare affidamento ampiamente nelle capacità organizzative e anche nelle caratteristiche geografiche di queste zone. A noi servono questi campionati per mantenere o recuperare certe forme fisiche, certe forme atletiche che ci servono poi appunto per i mondiali. La cosa positiva, la nota più positiva è stata questo grande pubblico e questo calore che ci ha dato sicuramente una mano per dare il massimo. Infatti avete visto gli atleti come sono arrivati stanchissimi, perché sono stati supportati durante tutto il percorso, e quindi sono sicuramente i primi vincitori sono gli spettatori, poi i secondi vincitori sono gli organizzatori che hanno fatto delle cose magnifiche, quindi sono stati all'altezza della situazione. Ci sono delle piste che non hanno niente a che invidiare con le piste dei campionati del mondo e soprattutto con le piste olimpiche, sono veramente molto simili alle piste olimpiche, quindi direi che abbiamo avuto tutti gli elementi fondamentali per avere una selezione veramente valida. Sabato e domenica lo stadio del fondo è stato assalito da oltre 15.000 persone, distribuite lungo tutto il percorso della pista, che hanno incitato all'inverosimile gli atleti, attoniti da tanta presenza di pubblico, quasi si trattasse di una prova mondiale. Se c'era la nebbia, comunque c'era un pubblico molto caloroso e per questo hanno fatto sì che era come se ci fosse il sole.
un micidiale rush finale e Bubu Alabusa che batte di un metro Silvio Fauner sul traguardo della 15 km in seguimento e i bacetti che Stefania Belmondo, ancora vittoriosa, ha dispensato al pubblico debordante della premiazione, sono le ultime immagini di sport ed umanità che hanno bucato la nebbia dell'ultima giornata con la forza di un raggio di luce. L'album dei campionati di Capracotta si è chiuso tra gli applausi, ma tornerà certamente ad aprirsi per ospitare nuove emozioni.